Da quant'è che lavorate qui in San Luca? 23 anni e mezzo quasi. E Come avete iniziato, insomma, questa attività? Giorgio era fornaio suo papà faceva il fornaio, nonno faceva il fornaio, gli è sempre piaciuto e quindi forse era un suo sogno. E allora abbiamo aperto il negozio. Avete aperto un negozio qui? Suo papà lavorava qui oppure aveva un'altra attività? Suo papà ha lavorato da grondona, quando poi ci siamo messi insieme io sono rimasta incinta, io ho perso il lavoro e abbiamo fatto questa scelta, buttiamoci, ci siamo buttati e siamo ancora qua. Com'è cambiata la clientela in questi anni? Ci sono magari più turisti e meno genovesi che vengono da voi, oppure insomma è rimasta abbastanza invariata la No, clientela? vedete che adesso si lavora molto di più, sì con la gente del posto, però adesso arrivano i turisti, cosa che prima del Covid i turisti a Genova non arrivavano. Quindi è una cosa recente, Io proprio di direi di due o sì, tre poi noi anni. siamo in un vico, cioè noi non siamo in via San Luca, noi siamo in vico San Luca, siamo molto nascosti, quindi prima si lavorava molto di più sulla clientela che viene sempre, però di nicchia prima, cioè eravamo qua, questo vicolo è un vicolo di passaggio. E come turisti sono più stranieri, più italiani? Giorgio? Più stranieri Forse più direi, più stranieri, stranieri. Ok. sì. Ma insomma, questa attività continuerete a farla per tanti anni secondo voi oppure è difficile? Avete delle difficoltà Noi speriamo ultimamente? di no. Sentilo, siamo molto stanchi, giuro che avere da 23 anni un negozio stanca. Poi vedi che noi, se sei solo sai, siamo io e lui è una commessa, cioè noi non abbiamo, il nostro Difficile. negozio è piccolino, facciamo tutto noi, quindi è molto pesante, noi stiamo invecchiando e continuiamo a fare tanto per essere soltanto in due, non ce la facciamo un po' più. Peso, Quindi sentite un po' il peso. poi sta cambiando tutto tanto, tutte queste cose social, cose così, roba che noi non stiamo dietro e invece ci devi star dietro. Ti devi aggiornare e noi non riusciamo ad aggiornarci. Quello è. Dovresti fare dei corsi, ma quando lo trovi il tempo? Ma veramente, cioè. Qual è il piatto o la pietanza che insomma è più richiesta dai turisti e anche dai genovesi? Eh Giorgio? beh, dai turisti è la pizza. La pizza, giusto. I genovesi vanno di focaccia, normale. Sì, perché il turista arriva e vuole la pizza, come se fosse il cibo italiano, quindi cercano la pizza. Magari non sanno neanche bene che il prodotto forse Perché se tipico gli proponi la è la focaccia ti dicono che è focaccia. pane, non ti dicono che è focaccia. Hai Sì. capito? Sì. Poi però non sono neanche incuriositi da... Difficile trovare gente che vuole provare o fare, gente che è abituata al McDonald's, quindi Margherita e che ne Sì, i so, classici gusti classici, della pizza proprio, sì. sì, non vanno. Se gli proponi la farinata non sanno che Scusami, io devo cos'è, servire la non si linguina, dimmi. informano nemmeno. Certo. Va Però poi bene. quando la assaggiano...